Francesca carissima, spero che questa mia ti trovi bene. Non so quando la riceverai, quando io me ne sarò già andato. Ho 65 anni ormai e ne sono passati esattamente 13 dal nostro primo incontro. Quando imboccai il vialetto di casa tua in cerca di indicazioni sulla strada. Spero con tutto me stesso che questo pacchetto non sconvolga in alcun modo la tua vita. Il fatto è che non sopporto di pensare alle mie macchine fotografiche sullo scaffale riservato all'attrezzatura di seconda mano di un negozio o nelle mani di uno sconosciuto. Saranno in pessime condizioni quando le riceverai, ma non ho nessun altro a cui lasciarle e mi scuso del rischio che forse ti costringerò a correre mandandotele. Dal 1965 al 75 ho viaggiato quasi ininterrottamente, nell'intento di allontanarmi, almeno parzialmente, dalla tentazione di telefonarti o di venire a cercarti. Tentazione che da sveglio, in pratica, non mi lascia mai. Ho accettato tutti gli incarichi oltreoceano che sono riuscito a procurarmi. Ci sono stati momenti, molti momenti in cui mi sono detto all'inferno, vado a Winterset e costi quel che costi, porto Francesca via con me. Ma non ho dimenticato le tue parole e rispetto i tuoi sentimenti. Forse avevi ragione, non lo so. So però che uscire dal viale di casa tua in quella arroventata mattinata di agosto è stata la prova più ardua che abbia mai affrontato e che mai avrò occasione di affrontare. Dubito, in effetti, che molti uomini ne abbiano vissute di più dure. Ho lasciato il National Geographic nel 1975 e da allora mi sono dedicato soprattutto a fotografare ciò che piaceva a me, prendendo il lavoro da dove potevo, servizi locali o regionali che non mi impegnavano mai più di pochi giorni. Finanziariamente è stata dura, è vero, ma tiro avanti, come ho sempre fatto. Buona parte del mio lavoro lo svolgo nella zona di Puget Sound, ma mi va bene così. Pare che invecchiando gli uomini si rivolgano sempre più spesso all'acqua. Ah sì, adesso ho un cane, un Golden Retriever. L'ho chiamato Highway e lo porto quasi sempre con me, così quando siamo in viaggio lui se ne sta con la testa fuori dal finestrino in cerca di posti interessanti da fotografare. Nel 1972 sono caduto da una rupe nell'Acadia National Park nel Maine e mi sono fratturato una caviglia. Nella caduta ho perso la catena e la medaglia, ma fortunatamente non erano finite lontane, così le ho recuperate e un gioielliere ha provveduto ad aggiustare la catena. Vivo con il cuore impolverato. Meglio di così, non saprei metterla. C'erano state delle donne prima di te. Qualcuna, ma nessuna dopo. Non mi sono votato deliberatamente alla castità, è solo che non provo alcun interesse. Una volta ho avuto modo di osservare il comportamento di un'oca canadese la cui compagna era stata uccisa dai cacciatori. Si uniscono per la vita, sai?
dopo l'episodio, ha continuato ad aggirarsi intorno allo stagno per qualche giorno. L'ultima volta che l'ho vista nuotava tutta sola, tra il riso selvatico e ancora alla ricerca. Immagino che da un punto di vista letterario la mia analogia sia troppo scontata, ma è più o meno così che mi sento anch'io. Con la fantasia, nelle mattine caliginose o nei pomeriggi in cui il sole riflette sull'acqua a nord-ovest, cerco di immaginare dove sei e cosa stai facendo. Niente di complicato. Ti vedo in giardino, seduta sulla veranda, in piedi, davanti al lavello della cucina. Cose così. Ricordo tutto, il tuo profumo e il tuo sapore, che erano come l'estate stessa, la tua pelle contro la mia e il suono dei tuoi bisbiglii mentre ti amavo. Robert Penn Warren scrisse: «Un mondo che sembra abbandonato da Dio». Non male. Molto vicino a quello che provo per te certe volte. Ma non posso vivere sempre così. Quando la tensione diventa eccessiva, carico Harry e in compagnia di Highway ritorno sulla strada per qualche giorno. Commiserarmi non mi piace. Non è nella mia natura e in genere non me la passo poi così tanto male. Al contrario, sono felice di averti almeno incontrata. Avremmo potuto sfiorarci come due frammenti di polvere cosmica senza sapere mai l'uno dell'altro. Dio, l'universo o qualunque altro nome si scelga di dare ai grandi sistemi di ordini ed equilibri, non riconosce il tempo terrestre. Per l'universo, 4 giorni non sono diversi da 4 miliardi di anni luce. Per quanto mi riguarda, cerco di tenerlo sempre a mente. Ma dopo tutto, sono un uomo. E tutte le considerazioni filosofiche non bastano a impedirmi di desiderarti. Ogni giorno, ogni momento, con la testa piena dello spietato gemito del tempo. Del tempo che non potrò mai vivere con te. Ti amo. Ti amo di un amore profondo e totale, e così sarà sempre.